Siamo collegati adesso, diamo il buongiorno all'archeologo Vincenzo Lemmo. Vincenzo, buongiorno, buon weekend. Buongiorno, buongiorno a tutti. Per parlare con te di una bella, bella, bella iniziativa che è in particolare quella di domani. Parliamo di quella di domani, sabato 1 sì. giugno. Che succede, Vincenzo, a Roma? Niente, alle ore 17 partiamo dalla Punta della Verità, la Punta della Verità, e faremo una bella visita per bambini. E infatti quella è la cosa bella, proprio i bambini al sì, centro. Sì, noi con la nostra associazione Roma e Lazio per te ci occupiamo spesso, anzi tutte le settimane, di educazione dei bambini, didattica per bambini, soprattutto incentrati sull'archeologia e la storia dell'arte. Mm-hmm. Perché io a parte sono 15 anni che lavoro nella didattica dei bambini, oltre a fare l'archeologia. Anche nelle scuole, questa è una curiosità. Anche noi come associazione no, ci stiamo organizzando, però, perché siamo molto seguiti. Perché io sono rimasto affezionato, ricorda, all'elementare a un archeologo che veniva a fare da supporto e con le diapositive, quando ancora non c'erano queste cose tipo internet, con le diapositive, sì. A me mi ha praticamente spiegato tutto dalla preistoria fino all'antica Roma, quindi l'archeologo che mi è rimasto massimo. La cosa, adesso non per vantarmi, perché il mio lavoro è eccezionale, bellissimo, e quindi non prenderò per insomma una critica. Sì, però insomma fatta una guida turistica fatta da un archeologo che lavora proprio per la sovrintendenza è qualcosa di in più, diciamo. Sì, sì. E i bambini devo dire che sono un pubblico eccezionale, perché sono curiosi, hanno la curiosità che li spinge a conoscere, a fare domande che magari l'adulto poi perde, quindi lavorare con i bambini è fantastico. È vero. Allora, insomma, domani come funziona? Qual è l'itinerario? Domani il titolo della visita sarà da Nascita di Roma, quindi inizieremo dalla Bocca della Verità, faremo conoscere i bambini e tutti i luoghi legati alla Nascita di Roma, quindi il Foro Boario, il Campidoglio, l'Isola Tiberina e naturalmente la Bocca della Verità, tutti i luoghi dove è imperdibile. Io voglio dire, diciamo, mia zia ancora c'è, perché mi portava ogni sabato a vedere un luogo diverso, e queste sono le cose che ancora mi porto dietro, perché vista da piccolo, poi Roma, iniziare a conoscerla è una cosa che te la porti veramente per tutta la vita. Quindi voglio dire, intanto che c'è una possibilità per prenotarsi, quindi voglio ricordare intanto i contatti ai genitori di bambini che possono essere interessati, quindi che stanno ascoltando te, Vincenzo, che racconti di questo itinerario che farete appunto domani. C'è una mail che Roma e Lazio per te @gmail.com, scritto Roma e Lazio X te, quindi per, è scritto con la X, @gmail.com, e poi anche un numero, lo do, è lo 06 56 03 05 74, poi lo faccio a fine collegamento, ecco, scusa, ti ho interrotto. Dicevo che i bambini sono un pubblico eccezionale. Sì. E noi vorrei anche, se mi permette, ricordare la visita di domenica, che invece sarà incentrata sul Forro e il Colosseo. Bello. Il Colosseo, devo dire che è questo alle ore 16:30 nel pomeriggio di domenica. I bambini per il Colosseo vanno matti, vanno a impazzire. Devo dire che pure questa è un'occasione per conoscere Roma. E qualcuno mi chiede sempre: ma i bambini di 3 anni li posso portare? I bambini di 4 anni li posso portare? Io dico sempre certamente, perché anche se magari, a parte il mio linguaggio ormai, dopo 15 anni sono adeguato. Mi sono adeguato ai bambini. Però anche se il bambino non coglie tutto quanto, l'occhio si abitua al bello, il cervello si abitua al bello, a conoscere le cose belle. Secondo me è una cosa fondamentale. Bravo, ma poi soprattutto portate i bambini a 3 anni a vederlo, perché poi ti rimane per tutta la vita. Infatti, quanto era grande il Colosseo, cioè nel senso, a 3 anni lo vedi molto più grande, no? Poi ti ingrandisci tu e quindi si rimpicciolisce il Colosseo, ma come lo vedi quando sei piccolo, poi ti rimane per tutta la vita questa cosa così grande e così, come hai detto tu, bella. Quindi no, portateli, quindi domenica, perfettamente d'accordo con te, questo domenica alle 16:30 domenica, bene. Io ricordo allora i contatti, c'è il numero 06 56 03 05 74, così potete avere anche informazioni insomma su quello che è la visita, quindi tutto sul tour, e poi anche la mail Roma e Lazio per te, per scritto con la X, @gmail.com, dico Gmail per fare lo spelling, ma lo so che si dice Gmail. Sì, certo. Allora, Vincenzo, buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie. Complimenti. Torno al mio scavo. Dai. Spero di vedervi tantissimi domani. Grande Vincenzo, un abbraccio. Grazie. Grande Vincenzo Lemmo, archeologo, appunto Roma e Lazio per te, questa associazione che mette a disposizione i propri talenti per andare a scoprire Roma e farla scoprire ai vostri bambini. Piccolo break e poi ci ritroviamo con un altro collegamento di prestigio.